acquisto Spiridonovic, abbiamo acquisito le prestazioni dal Vicenza Calcio in prestito. È un giocatore giovane del 93 che ha già maturato esperienze internazionali, ha partecipato attivamente alla nazionale austriaca Under 19, Under 20, Under 21, ha giocato in Serie A nell'Austria Vienna. E poi l'amico Crisallini è l'amico Gazzoli, perché sono loro due che interagiscono all'area tecnica, hanno acquisito la titolarità del cartellino. È un giocatore emergente, ovviamente da formarsi, ha già giocato 8 partite in Serie B con Lopez. Poi con l'avvento dell'amico che stimo tanto e saluto, Marino, il quale nutre tanta stima nei confronti del giocatore, mi hanno ritenuto che rodare in un campionato di Lega Pro, nonostante lui poteva tornare nel campionato da dove proveniva di Serie A, potrebbe contribuire alla formazione completa di questo atleta. È un giocatore veloce, un giocatore a volte imprevedibile e che ha tanta personalità. Ovviamente è un giovane, va aspettato, parla poco bene la lingua, quindi come tutti i giocatori stranieri hanno bisogno di un periodo di adattamento. È vero che noi non abbiamo tanto tempo per aspettare, ma sono certo che dosato bene, sfruttato bene, visto che è un ragazzo molto sveglio, anche lui darà il suo contributo. Auguriamo che lui riesca ad esprimerli. Ovviamente lui rispetto agli altri ha questo svantaggio di non parlare ancora bene la lingua, però ragazzi, nel calcio ormai siamo in un'epoca dove gli allenatori, i direttori, le società devono avere a che fare con più culture e più lingue, perché lui sta incominciando a capire, lui è ovvio che capisce tutto, però esprimersi e dialogare col tecnico per capire certi momenti, anche se diciamo, i momenti del 4-3-3 li ha già fatti in Italia, quindi gli stranieri danno in genere sempre grande soddisfazione, soprattutto questi ragazzi che sono abituati a girovagare, perché alla fine parliamo di 93. Ma non è che è stata difficile, a un certo punto era tramontata perché il suo ex allenatore lo voleva riportare, lui aveva il Lega Pro, ancora non avevano percepito bene che lui fosse sul mercato. Nel momento in cui noi cercavamo un attaccante esterno, noi abbiamo sondato e trattato alcuni profili, però dopo, quando abbiamo visto che l'età, cioè esce Pepe, entra lui, ci ringiovaniamo e magari potrebbe essere pure un'operazione prospettica, fermo restando che sto con i piedi ben saldati per terra, perché tutto passa attraverso la salvezza. La salvezza sarà veramente difficile, faremo l'impossibile per conquistarla, però penso che il Messina abbia acquisito le prestazioni di un giovane nazionale e che forse si potrebbero aprire altre operazioni, però godiamoci il presente. Il mercato di gennaio, e non sono io, diciamo, a scoprirlo oggi, il mercato di gennaio è un mercato molto complesso e particolare, perché se fai benissimo a maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, la fotografia e la risultante del mercato di Lega Pro di quest'anno penso che è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo fatto il nostro mercato, abbiamo puntato su Cuccerelli 93, su Spiridonovic 93. Nel momento in cui non abbiamo avuto la possibilità di chiudere Bentancur, che noi vi assicuro eravamo i potenziali acquirenti di Bentancur, grazie alle amicizie che ha il patron Lo Monaco con Corvino e con Sartori, con il quale io ho lavorato per 2 anni a fianco, a gomito, era lui il vero obiettivo, quindi lui avrebbe abbassato l'età. E sul terzino sinistro, perché prendere un terzino sinistro giovane giusto per riempire la casella, e infatti anche lì non ci sono stati grossi movimenti terzini sinistri. I giocatori, diciamo, potenzialmente più pronti, perché poi parliamo sempre di ragazzi, lo devono dimostrare in campo che sono forti, perché le società di A, di B li fanno grandi contratti, poi vanno nel campo. Quindi abbiamo avuto questa opportunità di Rullo, giocatore che penso che al di là dell'ultima stagione dove ha giocato poco, altrimenti non sarebbe venuto in C1 a salvarsi, ha scelto Messina perché, diciamo, nella girandola dei terzini sinistri era quello più richiesto, uno che ha giocato in Serie A titolare, ha vinto 3 campionati di B, non va demonizzato solo perché viene da un'annata dove ha giocato poco. Poi queste cose a noi, diciamo,
cioè, la botte piena e la moglie ubriaca non la possiamo avere. Cioè, noi siamo una squadra che oggi ha una classifica che dice che ci dobbiamo salvare, abbiamo una società seria, credibile, un nome storico che è il Messina, però penso che le nostre operazioni siano sotto gli occhi di tutti. Il Messina oggi ha acquisito calciatori che hanno fatto anche qualche golletto in Serie B e qualche golletto in Serie A, fermo restando che se nell'ultimo anno e mezzo li avessero fatti in A e in B non venivano in cima a salvarsi, ma questo fa parte, cioè questo è il film del nostro mercato. Diverse uscite, le uscite alcuni perché erano marginali, no? Alcuni giocatori, voi li conoscete forse meglio di me, alcuni erano proprio figure marginali. Alcuni hanno deluso e alcuni hanno deciso di andare via per interessi personali. E poi tra l'altro non è che con tutto rispetto siano andati in B o in A, cioè sono rimasti in categoria. Su De Paola non sono d'accordo perché De Paola si è fatto male quasi 2 anni fa, che era reduce da una stagione impressionante col Padova e col Bari. Si è fatto male. Ha rodato a Lumezzane, è un 83, ma gli infortuni, allora a Como cosa dovrebbero dire? Che hanno acquistato il bomber maritato che ha fatto 8 gol, che è un mio compaesano, l'anno scorso a Vicenza e che è reduce da un intervento a un crociato di 6 mesi fa. Noi abbiamo il nostro centravanti ed è Giorgio Corona, però siamo soddisfatti perché è venuto un giocatore tipo De Paola, che è un giocatore che ha fisicità, qualità indiscussa, e ci siamo assunti qualche piccolo rischio perché, tra l'altro, ripeto, anche penso in tutti i paesi si dice che la moglie ubriaca e la botte piena non si può prendere. Russo è un giocatore che ha fatto la Serie A, la Serie B, è stato oggetto di trasferimenti internazionali importantissimi, è da un anno che è fermo. Lui si vuole rimettere in carreggiata e ha scelto noi. Adesso fisicamente, a detta di tutto il nostro staff medico, che ringrazio, lo staff tecnico, penso che goda di ottima salute. Penso che abbia una fibra veramente importante. Per quanto riguarda la condizione della gara, non ce l'ha. Al mister è piaciuto molto. Non solo il profilo caratteriale, perché potrebbe essere uno che potrebbe darci esuberanza, no? Ad esempio, una partita come Matera, vedere la metà della metà di un Barusso. Almeno quello che ho visto io fino a 2 anni fa. Io 2 anni fa l'ho visto in Crotone Novara, tutto lo stadio che lo sfotteva, no? Che tra l'altro mi sembra che lui fu molto bravo a mantenere la calma, fece una grande partita su un campo al limite della praticabilità. Quindi è un giocatore che tecnicamente lo dice la sua storia, che non è la per un anno non si può cancellare la storia di una persona. Però, per noi no, perché noi abbiamo avuto la possibilità di prendere due giovani di grande valore. Due potenziali giovani di valore. Abbiamo preso Mancini, che negli ultimi anni Mancini ha vinto a Verona, ha vinto alla Salernitana, in B l'ultimo anno ha fatto 6 gol, cioè, non penso che si presenta da solo. E non abbiamo appesantito le casse per la prossima stagione, perché noi, lo Monaco, la prima cosa che mi ha chiesto è: abbiamo due partite da fare, una sui bilanci e una sul campo. Quindi noi per la prossima stagione, anzi forse abbiamo affinato determinati rapporti, determinate conoscenze, però il mercato nazionale ha dato questa risposta. E noi, il nostro per il nostro mercato parla la storia di ognuno di noi, loro. Può avere un certo equilibrio quando facciamo degli acquisti. Noi siamo passati, io dico noi da quando io sono qua, poi quello che è successo prima l'ho seguito, però so che c'era Belanovic che è a noi, quindi abbiamo guadagnato 4 anni. Se vogliamo parlare di calcio, no? E di numeri, abbiamo guadagnato 4 anni. Oppure Pepe con lui, ne abbiamo guadagnati quanti? Che anno è Pepe? E sono altri 4 e sono 8 anni. Quindi noi ci siamo mossi con cognizione. È ovvio che se avessimo preso Bentancur, fermo restando che quella maglia è di Corona. Quindi noi abbiamo agito con acume, raziocinio e abbiamo dato il massimo di noi stessi. Qualsiasi allenatore al quale gli si porta un terzino sinistro che ha giocato in Serie A con Zeman 2 anni di fila, ha
ha vinto al Napoli, anche se viene da un anno, dove giocava Lopez, che tra l'altro Lopez è un ottimo giocatore, anche se ha avuto un sacco di squalifiche, mi sembra, ultimamente. Ma qua è stato protagonista. Appunto, dico, alla fine penso che, poi chiedetelo a lui, ma penso che sia talmente oggettiva la cosa, da che si allenava una squadra a dicembre con sei berretti, adesso ha anche gente che ha giocato da protagonista in B e in A.